l'hai trovata tu. Proprio come sospettavo quando te la richiesi, dopo la tua ultima imprudenza. Perché sorridi? Non te l'ho richiesta per altro. Tenevo tanto poco a rivederla che me la misi in tasca senza neppure badarci. Deve essermi scivolata sul tappeto quando me ne sai perché la cameriera mi aveva chiamata di là. Si può sapere cos'hai? Perché mi guardi così? Lo so. Nulla. Come ti guardo? Non posso starti lontano. Non vivo più se non ti sento così, così vicino a me. Se non sento l'odore dei tuoi capelli. Questa ebbrezza. Il profumo di tutta la tua persona, tutta, tutta la mia vita, sei tu. Certo, né una donna può obbligare un uomo, né un uomo una donna a rispondere ad un amore che non si senta più. Ma allora bisogna avere il coraggio di dirlo. Io non t'amo più. Tante volte non si dice per pietà, e non perché manchi la franchezza, che anzi farebbe molto comodo. Ah, molto comodo può essere anche a una donna credere di tacere per pietà. Quando una donna dice di tacere per pietà ha già ingannato. Ma no! Ma sì, non foss'altri se stessa. Sotto codesta pietà ci sarà nascosto sempre qualche tornaconto. Grazie per il concetto che hai di noi donne. Ma quando anche non ci fosse alcun tornaconto, non capisci che la pietà sarebbe sempre falsa? Io ho sempre saputo che un inganno può anche essere pietoso. Quale? Quello di far finta di amare quando non si ama più? Inganno inutile. Chi ama veramente si accorge subito che nell'altro non c'è più amore, guai. Guai se finge di non accorgersi. Sarà come insegnare il tradimento, perché già, tanto, il primo tradimento lo abbiamo voluto noi stessi col non volerci accorgere di più di casa. Dunque, tu pensi che bisogna dirlo? Sì, lealmente. Perché l'inganno, anche pietoso, è tradimento. Sì, quando l'uomo o la donna l'accetti come un mendicante nell'elemosina. Ma vorrei sapere come tratteresti un mendicante che per dimostrarsi grato dell'elemosina che gli hai fatto pretendesse baciarti in bocca come un innamorato. Se l'elemosina è d'amore, un bacio è il meno che quel mendicante possa chiedere. Già, dimenticavo di parlare con una donna. La lealtà è un debito, è il più sacro verso noi stessi prima che verso gli altri. Tradire è orribile. Io non capisco perché tu mi parli così questa notte, perché debba tanto eccitarti quello che dici. Ma non quello che dico io, quello che stai dicendo tu, io sto parlando in astratto. Ma anch'io, caro, tu non puoi dubitare di me. Oh, tu sai bene che io dubito, ho tutta la ragione di dubitare. D'argento sotto la luna. Sì, fu veramente una pazzia. Ti ricordi cosa ti dissi? Che stavamo provocando il mare sentendoci così al sicuro su quel canotto che un'onda poteva mandare a fondo da un momento all'altro. E mi volesti far paura piegandoti qua e là. Ti ricordi che altro ti dissi allora? Sì, una cosa cattiva. Che ti volevo far provare la stessa paura che sentivo io fidandomi del tuo amore. Tu te ne avesti a male. Ti pareva poco anche allora? Ma sì, cara, sempre, per forza, non perché tu lo voglia, anzi a te parla di darmi tutto l'affidamento possibile, ma è sempre poco, perché tu stessa, cara, tu stessa, non saprai che da qui a un momento m'amerai ancora. Ci fu un momento che sentisti di amarmi e che prima non m'amarmi. Ci sarà un momento che sentirai di non più amarmi, allora non m'amerai più. Forse questo momento è già arrivato.
Guardami! Perché hai paura di guardarmi? Ah, io non ho paura! So che tu sei ragionevole, hai detto tu stesso poco fa che nessuno può costringere un altro a rispondere ad un amore che non senta più. Sì, ragionando, ma guai, guai se in te l'amore dovesse finire mentre in me è ancora così vivo e così forte. Io voglio che tu ragioni. Ah, ragiono finché vuoi per farti piacere. Tu vuoi la prova che è ancora perfetto l'uso della ragione, ecco te lo do perfettamente e comprendo benissimo tutto finché la fiamma dello spirito rimane accesa qui. Comprendo benissimo tutto che il tuo amore iniziato in un momento può anche finire. Ma questa poi! E perché no? Ma perché c'è pure in noi la ragione che subito ci richiama. A che cosa? Al dovere? A non lasciarci prendere così. Oh, ma la vita prende, ha sempre preso così. Ma perché vuoi proprio che te lo dica io, è come se tu non lo sapessi. Guai se la fiamma dello spirito ti si accende qui e ti brucia il cuore. Tu non sai che atroce il fumo prorompa da un cuore che brucia dal sangue che brucia. E che orribile notte questo ti fa subito nel cervello. La tempesta per cui tu non ragioni più. Puoi ora impedire alla tempesta che scagli i suoi fulmini e uno colpisca la tua casa e tu ceda! Siete qui? Fa veramente un caldo insopportabile, non si riesce più a ballare. Forse sarebbe meglio andare tutti là nel giardino e che qualcuno restasse qua a suonare. Da laggiù si sentirebbe arrivare la musica da lontano e si ballerebbe al fresco, vedi, intorno a quella vasca che zampilla. Seguitare a ballare assieme è per non dar troppo nell'occhio, ora mi rimproverate che tu... Voi scendete giù senza farvi scorgere, tra poco appena potrò, vi scenderò anche. Va bene, io vado, aspetto. Sono ancora pieno d'amore per te e che se ora io mi voltassi a guardarmi allo specchio io stesso non mi riconoscerei. Mi direbbe la verità lo specchio presentandomi un'immagine che io di me non mi conosco, questa che tu mi dai, e perciò hai fatto sparire lo specchio e me l'hai fatto aprire come una finestra. No, è la finestra, ti giuro che è la finestra, è inutile che ti volti a guardare. No, non mi volto, stai tranquilla, sfido che è una finestra dal momento che ho potuto aprirla, ma per altre ragioni dipendenti anch'esse da te. Se pensa a ciò che ho fatto e seguito a fare per te, io non posso alzare gli occhi davanti allo specchio. Ora stesso tu sei bello, insomma. Ci sei venuto una volta in quella saletta gialla del circolo. E sto barando, per fortuna nessuno se ne accorge, ma sto barando per poterti comperare quel pezzo di perle. No, non lo voglio più. Non lo voglio più da te. Ti ho detto che mi sarebbe tanto piaciuto... Per avvilirti? No. Per indurti a considerare che pretendiamo troppo da te. Ma tu seguiti a mentire! Non hai voluto affatto indurmi a uno sdegno segreto per le tue troppe pretensioni, ma a considerare piuttosto che eri fatta per un amante più ricco, che avrebbe potuto facilmente soddisfare i tuoi gustosi desideri. Oddio! Questo poi avresti dovuto saperlo da te, fin dall'inizio, sapendo chi ero e che vita ho sempre fatto. Ah, sapevi anche tu chi ero io. Non sono stato mai ricco. Mi sono ingegnato in mille modi per seguirti nel tuo tenore di vita, senza tuo scapito e senza troppi sacrifici per te. E se pensi a ciò che ho fatto, e se vorresti essere un poco sincera, devi aver supposto. Sì, l'ho supposto. Espedienti d'ogni genere. Supposto, e anche ammirato come hai saputo nascondermi in imbarazzo. Non è parso niente,
Niente, il minimo che potessi fare lasciandoti amare da me. Ma è pur preteso che considerassi. Ma che? No! Ma come no? Che considerassi quanto ti è costato? Ti ho detto niente. Come speravo non dovesse costare niente a te la rinuncia ai tuoi desideri più costosi. Sì, per non obbligarti a spese che sapevo non avresti potuto fare. E per questo ho rinunciato, sì. Ho rinunciato, tu non puoi neanche immaginare a quante cose. No, l'immagino benissimo. Ti è parso naturale? Sì, amandomi. Io non ho provato rabbia. Che mi sembrasse naturale? Sì! Che amandoti non dovessi desiderare più nulla. E apposta quella sera, sì, apposta, passando davanti alla vetrina di quel gioielliere, ho voluto essere crudele. E credi che non me ne sia accorto? Ti sono parsa crudele? No, donna. Ancora! Ma non capite che è colpa vostra di voi uomini se le donne sono così? Per questo concetto che ne avete? Colpa vostra se sono crudeli, colpa vostra se vi ingannano, colpa vostra se vi tradiscono. Piano, piano, perché adesso vai così su tutte le furie, eh? Credi che non mi accorga che stai cercando un pretesto per farti comunque una ragione? Io? Sì, tu, di che ti stupisci? Ragione di che? Io ho detto donna, per correggere il tuo crudele. Mi è parso giusto, non crudele, che tu quella sera passando davanti alla vetrina di quel gioielliere per scherzo, sul serio, facessi quel sospiro di golosità. Ah, quanto mi piacerebbe quel vezzo di perle. Vuoi che le rubi? No, non le voglio più. Mi è passato in un baleno per la mente. Ti ho già detto che te ne ho manifestato il desiderio per crudeltà. So bene che non potresti regalarmele se non rubandole. O rubando ad altri per comprartele, ciò che sto facendo. Mentre hai visto altre mani hanno preso quelle perle dalla vetrina. Per te, e tu lo sai. E osi dirmi che non le vuoi più da me? Sfido che non le vuoi più da me, eh? Le avrai da un altro, tu mi hai già tradito, vile! Vile, ti sei rimessa col tuo primo amante, ritornato ora ricco da Giava! Io l'ho visto, si tiene ancora nascosto, ma io l'ho visto! Non è vero! Sì, ma ti dico che è vero! Tu, sporca traditrice, per soddisfare la tua crudeltà! Chi è? Avanti! Ah, fate pure. Oh, caro, venite avanti. Mi sono fatta attendere? No. Si vede dagli occhi che ho dormito? No. Hai dormito? Ma sì, qua, un attimo. Mi sono sentita prendere tutto un tratto dal sonno. Strano. E sognato? Ah, no, è stato giusto un momento, però devo, non so, essermi messa male. Mi sono sentita mancare improvvisamente il respiro. Ma suona, per favore, facciamo per te. Temevo di aver fatto tardi, ho avuto un contrattempo che mi ha fatto molto dispiacere, poi ti dirò. Portate il tè. Che contrattempo? Volevo farti una sorpresa. Tu, a me? Beh, perché ridi? Una sorpresa, tu! E perché credi che non te ne possa più fare? Ma sì, caro, tutto è possibile, però...
Sai com'è, quando ci si conosce da troppo tempo, le sorprese? E poi l'hai detto con un tono così afflitto. Volevo farti una sorpresa. Beh, perché ho provato veramente un dispiacere. Aspetta, vuoi scommettere che indovino? Che cosa? L'hai provato per me o per te il dispiacere? Per te, ma anche per me, per la sorpresa che appunto non ho potuto più fare. E allora ecco, ho potuto indovinare, per dimostrarti che tu di sorprese non puoi più farne. Volevi proprio regalarmelo quel pezzo di perle. Sì, ero entrato dal gioielliere, ma tu dunque sapevi che era stato venduto? Sì, caro, per questo ho potuto indovinare. E come lo sapevi? Ah, come? Ieri sera, passando, ho visto che non c'era più. Ma fino alle 4 c'era, lo vidi io. Ma io sono passata più tardi, verso le 7 e non c'era più. Strano perché mi hanno detto che è stato venduto questa mattina. Ah, hai domandato? Sì, ti dico, ero entrato per comprare, mi hanno detto appunto questa mattina. A chi non te l'hanno detto? Ah sì, a un signore. Ma se tu hai potuto indovinare così presto che si trattava di quelle perle, è segno che ci pensavi. Ma no. Sì, e che ti aspettavi che io te le portassi. Oddio, ho saputo che tu ultimamente giochi al circolo con una vena incredibile. Sì, e sai perché? Io ne ho la certezza. Per il desiderio che mi ha messo di comprarti quelle perle. Un vero estro, lucidissimo, che non mi ha fatto fallire un colpo. Hai vinto molto? Oh sì, molto, molto. E ora tu mi aiuterai a cercare qualche altra cosa bella, bella per te, che ti possa soddisfare. No, amore. Ma sì, per farmi perdonare che questa volta non ho potuto accontentarti. Ma, caro, io non ho mai pensato seriamente a quelle perle che potessi averle da te. Fu così un capriccio momentaneo, quella sera. Ma no, io voglio essere buona. Oh, sì, tu sei buona con me. Ma tutta la vincita di queste sere è unicamente per te, è tua, è completamente tua. Bene. Tanto meglio, allora sono più che mai contenta che io ti abbia fatto vincere molto e che tu non abbia più trovato quelle perle. Non ne parliamo più, per piacere. Oh, ecco il tempo, bellissimo. Lascia bene, faccio io. Sai, mi hanno detto che è ritornato da Java. Ah, sì, lo so. Ah, l'hanno detto anche a te? Ah sì, l'altra sera, non ricordo chi. Pare che abbia fatto là molti soldi. Latte o limone? Latte, grazie.